Siamo in Basilicata, nella provincia di Potenza e nel Parco Nazionale del Pollino. La nostra escursione in mountain bike parte da Rotonda a 580 metri sul livello del mare. Il nostro tour bike inizia in discesa verso Viggianello. Sarà un tour prevalentemente stradale, ma sarà bello lo stesso perché ci saranno dei panorami bellissimi. E questo è Viggianello. È Rotonda. Il grande stabilimento del San Benedetto, acqua del Pollino. E qui c'è la sede del River Tubing. E il Monte Ciagola e Rotonda. E questo è l'albero della Cuccagna, dove si svolgono i giochi per la festa padronale. E qui stiamo andando nel borgo di Viggianello. E Serra dell'Abete. E a seguire Serra del Prete, Monte Grattaculo, Serra di Mauro. E qui è Monte Serra e di nuovo Serra dell'Abete. E qui stiamo giungendo nella frazione di Prastio. Sullo sfondo Monte La Spina e Zaccana. È la fontana Acquaro. Qui termina l'asfalto e inizia lo serrato che ci porterà a Piano Visitone. È sempre Monte Serra, 1228 metri, e Serra dell'Abete. E qui siamo a passo della Timba del Bertugio e questa è dedicata a San Francesco da Paola. E sullo sfondo Serra del Prete. Ed ora verso Valle Zaperna. Ed eccoci arrivati a Piano Visitone, alla Baita. Ehi, saluta. Ciao, come c'è, va, è normale.
Voglio cancello. Qualcuno vuole caffè? E dopo aver fatto rifornimento d'acqua si riparte per Colle dell'Impiso. Questo è Monte Grattacuro e qui siamo a Piano Visitone. Davanti a noi Serra del Prete. Ed eccoci a Colle dell'Impiso e ora si va verso Piano Ruggio. Ed ecco il meraviglioso Piano Ruggio, davanti a noi Timpone Capanna. E davanti a noi Coppola di Paola, Cozzo Ferriere e così via. E questa è Sera del Prete e Timpone Capanna. Ed ora stiamo arrivando al Rifugio De Gasperi. Abbiamo superato Colle Dragone e adesso sotto di noi la piana di Campotenese e i monti dell'Orso Marzo di fronte a noi. Ed eccoci in località Fortino. Da questo punto in poi io salgo da solo sul Monte Cerviero mentre Pino mi aspetta qui giù. Eccomi in vette, qui c'è un vecchio rifugio abbandonato. Sono in vetta a Monte Cerviero. Intorno a me a 360 gradi lo spettacolo è meraviglioso, solo che c'è anche un po' di foschia, insomma. Qui abbiamo il lago qui sotto con i monti dell'Orso Marzo. Dall'altra parte abbiamo Monte La Spina, Zaccana, abbiamo il Monte di Lino e così via. È veramente meraviglioso, peccato che qua al tramonto si dovrebbe abbassare un po' il sole, infatti si vede il mare, Monte Caramolo e tutti i monti dell'Orso Marzo, Campotenese e lo spettacolo grandissimo. È il Mar Tirreno tinto di rosso dai raggi solari. ...1437 segna il GPS, adesso incominciamo a scendere dolcemente. Il panorama è qualcosa di meraviglioso. Oh,
Ed eccomi di ritorno, e Pino mi sta aspettando e ora ce ne andiamo insieme. Ed ora una lunga discesa che ci porterà di nuovo a Rotonda, fino all'arrivo. Ed ecco Rotonda vista dall'alto. E qui siamo al Parco Nazionale del Pollino, la sede. Ed eccoci nel centro di Rotonda, e oggi abbiamo percorso 62 km circa e 1900 metri di dislivello.